controllo interforze nel corso della serata di ieri venerdì 1 marzo messo in atto in varie zone del comune di Vicenza ed in particolare Campo Marzo, Viale Milano, Via Torino e zone limitrofe, Piazzale Bologna, Corso Santi Felici e Fortunato, Viale San Lazzaro. Una strategia condivisa in occasione di specifiche riunioni in prefettura con la partecipazione dei rappresentanti delle forze di polizia e poi attuata con il coordinamento tecnico-operativo del questore. Al servizio hanno partecipato la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza, che ha concorso anche con l'impiego di un elicottero per il monitoraggio dall'alto dell'operazione e la Polizia Locale di Vicenza, impiegati in tutto oltre 20 tra uomini e donne. I risultati: identificate 134 persone, di cui 26 con precedenti penali e o di polizia, e 57 stranieri. 9 i veicoli controllati, 2 gli esercizi pubblici bar. Nella zona di Ponte Alto è stata infine fermata una vettura il cui conducente, un cittadino italiano del 1995, trovato in possesso di un involucro contenente eroina. Lo stesso è stato quindi sanzionato amministrativamente per possesso di stupefacente per uso personale. Operazioni analoghe che proseguiranno anche nei prossimi giorni per attuare un controllo stringente e sinergico con il capoluogo di Vicenza e non solo, con il concorso strategico di tutte le forze di polizia.